l'anniversario qualche giorno fa. Abbiamo festeggiato l'anniversario della Juve Serie B. E ciao, benvenuti in una nuova puntata di Hacking Experience. Yeah, yeah. Intanto rispondiamo a una delle domande di Lorenzo, perché tu sei quello con i capelli ricci e col nome spagnoleggiante che fa furore in estate. Lorenzo, intanto metti qua, che voglio guardare negli occhi quando ti parlo. Quindi, perché ho messo il cappellino in Utah? Perché nonostante chissà quando monterete questo video e quando lo faremo, vi ricordo che ancora siamo post-orgasmici da domenica. Domani giocheremo contro la Francia, salutiamo quel simpaticone di Rudy Gobert, che è appena andato dagli Utah Jazz e per fortuna lo rincontrerà, nella sua squadra lo rincontrerà domani, Simone Fontecchio. Per cui noi tutti abbiamo un amore viscerale e non è l'unico giocatore dell'Italia di cui parleremo, ma evitiamo per adesso per scaramanzia. Allora, prima di presentare le scarpe, oggi facciamo un attimo un passo indietro e vi facciamo rivedere gli zaini Spryground che sono arrivati. Loro hanno avuto la collaborazione con Space Jam, infatti uscì proprio l'anno scorso in questo periodo e fece uno zaino che fece sold out nonostante le grandi quantità che avevamo preso in semi esclusiva italiana, fecero un sold out in un amen. Hanno riproposto una collaborazione sempre con Looney Tunes, quindi che ricorda Space Jam. Questo è il primo. Dopodiché abbiamo anche Lear of the Tiger. Sono bellissimi. Sono veramente bellissimi. Una rivisitazione dello zaino che li ha resi famosissimi in tutto il mondo, ovvero dello Shark in Paris. E poi l'augurio che facciamo a tutti voi, che al contrario nostro riuscite a fare dei soldi, almeno voi. Ma torniamo indietro. E perché non è l'unico giocatore di cui parliamo oggi? Perché oggi intanto parleremo delle Giannis Immortality 2. Ed è una scarpa che ha messo anche... Non so, non ci ho fatto caso se la mette tuttora. Però sicuramente ce l'ha nella sua immagine di WhatsApp Marco Spissu, a cui mandiamo un cuore enorme. Marco Spissu, noi ci credevamo, noi nel senso di io, ci credevo grazie a Nicola Toppino, che mi mise in contatto con lui. Nicola Toppino, uno dei più grandi sneakerhead d'Italia, e quando facevo il direttore marketing di End1, e 5 anni fa avevo provato a corteggiarlo, gli avevo mandato un po' di scarpe, però insomma lui era scaramantico e tanto non faceva una sua misura, perché End1, dovete sapere, non faceva la 11,5, che è la misura di Marco, e nella sua immagine di WhatsApp Marco ha la maglia, il completino nazionale e questa scarpa ai piedi. Quindi oggi cominciamo con la Giannis Immortality 2. Ti è piaciuto questo incrocio? Madonna mia, siamo dominanti. Allora, partiamo dalla Tomaia. È una scarpa basica, ma che fa quello che deve fare una scarpa da basket. Questo dimostra che le scarpe migliori non sono per forza quelle che costano 8 miliardi di euro, ma una scarpa, e così vi diciamo le caratteristiche più importanti delle scarpe, il costo di 85 euro è perfetto, è assolutamente giustificabile, una scarpa performante che mette non solo Marco, ma che mettono un sacco di giocatori sia in europei che in NBA. La Tomaia ha un mesh molto a trama, molto molto larga nella parte laterale, e ha un double layer nella parte dell'avampiede, in modo tale che comunque la stabilità insieme a questo layer di termoplastico possa garantire stabilità laterale. Stabilità laterale che poi è data anche dalla calzetta interna, dalla fascetta che oramai caratterizza la maggior parte delle scarpe performance di Nike, insieme alla conformazione dell'intersuola. Infatti nell'avampiede, così un po' come la Zion 2, l'intersuola, come vedete dalla parte da sopra e come vedete dalla parte da suola, ha uno spoiler che fa sì che in fase di cambio di direzione il piede che stacca verso l'esterno abbia comunque una superficie su cui poggiare, evitando le torsioni laterali. Nike nell'intersuola fa questi intagli non solo per favorire la flessione dalla tallone alto off, un po' come faceva Mizuno, ho sempre fatto Mizuno da una quindicina a questa, decina forse d'anni a questa parte, da quando ha introdotto il sistema Wave, che aveva lo stesso intento, e ha l'intento anche di alleggerire la scarpa, che risulta una delle scarpe effettivamente performance più leggere sul mercato. Il foam dell'intersuola, Nike non ci ha fornito il termine tecnico, ma secondo noi, dalla nostra esperienza, è Phylon. Infatti la sensazione era quella di grande morbidezza e sicuramente non di grande reattività.
Quindi questa è una caratteristica da tenere a mente. Non ha un sistema air all'interno dell'intersuola, ma tutte quelle che sono le caratteristiche vengono date solamente dal foam con cui è fatto. Passiamo invece alla suola. Il design a lisca di pesce è classico, e quello classico garantisce sempre grandissima trazione. Diremmo anche che per conformazione, ovvero la parte esterna del tallone, la parte interna dell'avampiede, che sono quelli di maggior impatto per quanto riguarda una suola, che vedete di doppio colore, che vuol dire questa nera ha una densità molto maggiore rispetto all'altra, ce la rende consigliabile non solo per il vostro campionato, ma anche se cercasse una scarpa performante per giocare outdoor. Quindi questa era la Giannis Immortality di 2. Noi adesso passiamo ai nostri reel TikTok. Faremo i TikTok. Li metterò a ballare per la felicità di Lorenzo e Ferrando. La tua estate com'è andata? Hai cuccato grazie al tuo nome in maniera atomica. Ve lo devo fare vedere. Sembra veramente un orsacchiotto con questi capelli, e non è l'invidia che mi fa parlare. Va bene, io spero di rivedervi la prossima volta con la stessa esaltazione che ci ha dato Italia-Serbia. Un saluto a Jokic e anche all'allenatore della Serbia che non ha convocato Teodosic. Continuate così, fatevi del male. Alla prossima, ciao! Mettete like, commentate, seguiteci. No, sì, commentate, seguite, mettete scritte pulsanti.